qua, Gaetano che fa i complimenti. Gaetano Rechichi che fa i complimenti. Quando moriamo sparti. Avvicinatevi, avvicinatevi. Due grandissimi amici, due battatori. Allora, Gaetano, com'è andata? Rispetto all'anno scorso, sono arrivato all'arrivo. Rispetto all'anno scorso, bellissimo. L'importante è che so. L'anno scorso fu brutta. Si poteva migliorare. Forse cambiare qualche. Dovevo accorciare prima la macchina. Va bene, niente. È andato così. Va bene così. Va bene lo stesso, mi sono divertito. Bene, Antonino, seconda manche, 1:45:17, zampata inarrivabile come tempo. Sì. È stata. Abbiamo risolto i problemi alla catena che si allentava, la ricognizione della prima mancia. E poi siamo riusciti a salire. La terza mancia già lo sapevo che non lo scendevo perché ero stanco. Sapevo già. Vabbè, che... diciamo è arrivato pure qualche goccia di pioggia. Ecco. Anzi che ci ha fatto fare tutte le mance. Bene. La strada era bella, era impegnativa, infatti stancante, però... Sembra che ti sei fatta una passeggiata invece dell'assoluto dello slalom di Laganati, eh! Grazie a Tonino, grazie Gaetano. Grazie a te. Se 1150 vince il gruppo E2SS e chissà cos'altro ancora, il numero 6, Antonino Branca. Team Piloti per Passione ritira papà Giuseppe, complimenti di rimbalzo a lui, a loro. Foto di rito, perfetto. Spostatevi verso il centro. Classe e gruppo, signori, anche il gruppo, doppia coppa, quella più preziosa, quella di gruppo. Bravo Antonio, dal decimo al primo, decimo agli scacchi, numero 35, Francesco Crucitti. Nono classificato, il numero 33, Demetrio Frascati. Ottava piazza assoluta per il numero 34, Antonino Germano. Settima posizione per Giorgio Corsaro. Sesta piazza per il numero 21, Claudio Giamboi. Andiamo alla top 5, signori. Tempo di una piccola e veloce riorganizzazione interna. Top 5, numero 19, quinto assoluto, Vincenzino Suraci. Quarto classificato, il numero 20, Agostino Fallara. Top 3, signori, podio assoluto, podio basso per l'anziano, per il capitano, per il gran veterano, per il numero 5, Gaetano Piria, che non c'è. Secondo classificato, podio di mezzo, risultato d'onore per il numero 4, Gaetano Rechichi. Unplane, domenica full optional, risultato pieno per il nostro Super Jolly, una promessa già mantenuta del team Piloti per Passione, vincitore della Coppa Calanna Laganati del Challenge Calabria Slalom 2022, il numero 6, Antonino Branca. Un applauso a tutti voi da ovunque veniate per il tempo, per i chilometri e per la fatica spesa in nostra compagnia. Grazie di cuore a tutti e complimenti.